Consiglio annunciò in televisione: sta per scoppiare uno scandalo enorme, il più grande della storia della Repubblica, quindi più grave dello scandalo della P2, più grave, messo che la P2 fosse uno scandalo, è controversa la vicenda negli ultimi giorni, soprattutto visti alcuni suoi esponenti scalmanati. No, mi hanno detto che Curzio Maltese è stato accusato di diffamare Cicchitto per avergli dato del piduista, sarebbe come diffamare uno scout perché gli si dà dello scout, ma ognuno si iscrive ai circoli ricreativi che meglio richiede, ma se poi uno glielo ricorda non è mica colpa sua, è colpa di quell'altro eventualmente. Ma dico, ammesso che sia una colpa, quindi Berlusconi annunciò uno scandalo più grave di tutti gli scandali che noi conosciamo, perché disse: è lo scandalo più grande della storia della Repubblica. C'è un signore che ha spiato 350.000 persone, che sarebbe lui. Naturalmente, magari gli sarebbe pure piaciuto spiare 350.000, a chi non piacerebbe spiare 350.000 persone se uno ha queste perversioni, può essere, ma lui non ha mai intercettato nemmeno una persona. Questa è la cosa sconvolgente, che nessuno ha capito, perché poi dirò qualcosa su quello a cui si è ridotta l'informazione. Lui riceve semplicemente intercettazioni fatte da polizia giudiziaria disposte dalla magistratura, le incrocia, le esamina e aiuta i magistrati a contestualizzarle, quindi a sbagliare meno, perché soltanto cercando di capire dove uno è stato intercettato, facendo cosa, avendo appena parlato con chi, riferendosi a chi. Le intercettazioni, voi sapete, sono tutte piene di ammiccamenti, di Gigi, di Pippo, di Ciccio. Se uno non riesce a contestualizzarle, possono anche dare origine a gravissime deviazioni. Quindi il suo lavoro, che è un lavoro che tutti i garantisti dovrebbero non solo applaudire, ma anche auspicare che venga diffuso e che lui insegni ad altri a fare come fa lui, in modo da evitare certi errori, quando sono evitabili, viene dipinto come il grande orecchio che intercetta lui personalmente 350, e devo dire la cifra di 350.000 persone diventa addirittura riduttiva rispetto alle cifre che poi sono state sparate successivamente dai giornali. Ogni giorno gliene aggiungevano 1.000.000 praticamente. In stereofonia Francesco Rutelli, presidente del COPASIR, dichiarava che il caso Genchi è un caso molto rilevante per la libertà e per la democrazia. Maurizio Gasparri, con rispetto parlando, diceva: è roba da corte marziale. Forse ignorando che Genchi, essendo poliziotto, non è militare, ma insomma non sono tenuti i nostri capigruppo del partito di maggioranza relativa a conoscere la differenza che c'è fra un poliziotto e un militare, lasciamo perdere. C'è poi Cicchitto, che naturalmente non ha fatto mancare la sua parola, e che ha detto: siamo di fronte a un inquietante grande fratello. Tenaglia del PD, poteva mancare una voce del PD? No, vicenda grave. Italo Bocchino, il più grande caso di spionaggio della storia repubblicana. Clemente Mastella, è un pericolo per la democrazia. Luciano Violante, intollerabile. Gaetano Quagliariello, scenario inimmaginabile e preoccupante per la sicurezza dello Stato. Peppino Caldarola, vabbè, questo ve lo risparmio perché veramente non ci si può affidare a tutti. Luigi Zanda, PD, Tavaroli e Genchi, molte analogie. Cioè uno che faceva lo spionaggio illegale e un altro che esegue dei mandati conferitigli dai tribunali, dalle corti d'appello e dalle procure della Repubblica sarebbero la stessa cosa, anzi si sono incazzati molto più per Genchi che non per Tavaroli, sui quali non hanno mai detto una parola perché erano tutti terrorizzati ovviamente.
fecero un decreto per buttare via i dossier di Tavaroli quando esplose la faccenda di Tavaroli, tanto erano terrorizzati. Non c'è mai stato nessuno che abbia detto una parola contro Tavaroli. E possiamo ben immaginare il perché. Naturalmente i giornali andarono al seguito, invece di aiutare la gente a smascherare le bugie del potere, che dovrebbe essere il primo compito della stampa libera in un paese dove il potere tra l'altro mente spudoratamente in maniera esponenzialmente superiore rispetto a quello che fa negli altri paesi, invece i giornali si accucciarono sulle ginocchia dei politici e cominciarono a ripetere, anzi ad amplificare, le minchiate che venivano dette in Parlamento e al Copasir. Cito soltanto due o tre titoli perché non possiamo star qua fino a sera, ma io me li sono ritagliati perché sono un capolavoro non solo di disinformazione ma anche di cialtroneria, cioè di gente che non sa proprio quello che sta scrivendo, non sa di che sta parlando. Il giornale, il Grande Orecchio, Miniera d'Oro, La Stampa e il Corriere a edicole unificate, un italiano su 10 nell'archivio di Genchi, quindi non siamo più ai 350.000 detti da Berlusconi, uno su 10 sono 6 milioni di persone, dove li metti tutti questi cosi, sti archivi? Libero, l'intercettatore folle. Pierluigi Battista, Corriere della Sera, lugubre monumento alla devastazione della privacy, nuvola potenzialmente ricattatoria. Questo è un piccolo scampolo di quello che si è rovesciato sugli italiani in quei mesi, quando qualcuno a tavolino aveva deciso che lo scandalo Mills non esiste, Previti, Dell'Utri, la mafia, le stragi, tutte minchiate, la P2 non parliamone, Genchi è il vero problema dell'Italia, eliminato il quale tornerà la privacy a risplendere, la privacy che tra l'altro è tutelata da un vice garante della privacy che si chiama Chiara Vallotti e che in un'intercettazione telefonica così si esprimeva sul pubblico ministero De Magistris: questa gliela facciamo pagare, lo dobbiamo ammazzare, no, gli facciamo cause civili per danni e ne affidiamo la gestione alla camorra napoletana. Saprà con chi ha a che fare, c'è quella sorta di principio di Archimede, a ogni azione corrisponde una reazione, siamo così tanti ad avere subito l'azione, erano parecchi gli indagati prima che scippassero l'indagine dei magistris, e quando esploderà la reazione sarà adeguata, vedrai, dice Chiara Vallotti alla sua segretaria, passerà gli anni suoi a difendersi. Questo signore che dovrebbe scomparire dalla scena pubblica per le cose che ha detto, non perché ci siano dei reati, io non lo so se siano dei reati. A proposito di seminatori d'odio, uno che dice lo affidiamo alla camorra e lo ammazziamo, devo dire che non c'è male, no? Per uno che faceva il governatore del Popolo della Libertà, che prima faceva il procuratore generale in Calabria, che adesso fa il vice garante della privacy, è il vice di Pizzetti, è quello che veglia sulla nostra privacy, quindi state attenti. Questo per dire il contesto nel quale nasce la mostrificazione di Genchi, e l'ho voluto leggere perché siamo in un momento in cui vengono additati i mandanti morali persino ai pazzi, cioè i pazzi non hanno più nemmeno il diritto di essere pazzi, devono avere per forza un mandante, no? Uno non può impazzire per comodo suo da single, deve avere dei mandanti e dei complici, va, pazienza. Devo dire che invece qui di pazzi non se ne sono visti, si sono viste tanta brutta gente che ha organizzato sì una campagna di odio nei confronti di una persona che non ha fatto assolutamente nient'altro che eseguire i mandati che gli venivano conferiti da Procura della Repubblica, tribunali, corti d'assise, corti d'appello, eccetera, in indagini per omicidi, per stragi, per traffici di droga e anche per rapporti fra politiche, mafie e malaffari, e questo è il vero problema, perché quando il metodo Genchi veniva applicato per far condannare all'ergastolo eserciti di assassini, applausi scroscianti, il problema che riguarda Genchi come riguarda i pubblici ministeri, come riguarda i pentiti, è quando ci si occupa dei livelli superiori. Allora gli stessi metodi che sono stati applauditi quando ci si trattava di buttare in galera e gettare la chiave i livelli medio-bassi, diciamo la manovalanza, la bassa macelleria criminale, benissimo,
Quando invece si occupa dei livelli superiori, le stesse persone che hanno fatto benissimo e che sono state applaudite per aver assicurato la giustizia a tutti quei qua, all'improvviso diventano incapaci, contostardi, spioni, grande orecchio, violazione della privacy, pericolo per la democrazia, lo scandalo più grave della storia repubblicana. E di casi come quello di